la sua morte e tutto ciò che sarà necessario fare, noi, per grazia della grazia, faremo a suo tempo e luogo. E intanto vi invitiamo a vederci incoronare. Bravo! Ammetterai con Lennox che se Re Malcolm rinuncia ad una discendenza diretta, preferendo scegliere tra nobili e soldati valorosi colui che gli succederà, è forse perché la presunta sterilità che ha portato questa situazione non è della regina? Re Malcolm è un uomo che sa farsi valere su ogni superficie, sia esso un campo di battaglia o meglio ancora un comodo letto. Ha risollevato le sorti della nostra patria. Dobbiamo essergli tutti grati! Senza dubbio, e il matrimonio con la figlia del re d'Inghilterra ci fortifica ancora di più. Però sono passati 4 anni dalla battaglia contro Macbeth. Si dice che la ferita che hai riportato lo abbia privato della sua forza. Tra il popolo invoca una canzone sul dio Priapo che si inginocchia e abbassa la testa di fronte alla dea della fecondità. Sciocchezze. Si dice che il grande favorito alla successione sia il generale Valdo, perché si dice goda delle simpatie della regina. Si dice. Ma cosa vuoi che ne sappia il popolo? Lasciali cantare! E se vuoi rallegrati anche tu con questa storiella! Ci rivolgiamo agli scozzesi. Bravo! Siano essi valorosi, di nobile stirpe, o umili e semplici sudditi, ma non per questo a noi meno cari. Noi siamo qui riuniti oggi per designare colui che sarà nominato principe di Cumberland. Abbiamo deciso, dopo lunghe meditazioni, che il potere di tale carica sarà ampliato. Colui che nomineremo salirà un giorno il gradino più alto, quello che conduce al trono di Scozia. Noi ricevemmo un giorno da nostro padre, il compianto re Duncan, le insegne di questo principato. Riteniamo nostro degno successore e lo investiamo del titolo di principe.